Allora, sono Paolo Rusciano, addetto stampa del Proletto Marcianise. Andiamo a presentare uno a uno i grandi protagonisti di questa vittoriosa finale regionale. Antonio Sparago, centrocampista sia della prima squadra sia della Juniores. Antonio Sparago, centrocampista della prima squadra Juniores. Quest'anno abbiamo vinto di tutto, campione di eccellenza e Juniores. Stefano Sacco, anch'io attaccante della Juniores e della prima squadra. E buonasera a tutti, e contentissimo per questa vittoria. Salve a tutti, sono Massimo Foria, attaccante della Juniores del Marcianise. Salve, sono Perrica Luigi, difensore del Proletto Marcianise. Quest'anno abbiamo chiuso in bellezza con due vittorie sia del campionato di eccellenza sia del campionato di Juniores, vincendo anche il titolo finale. E la parola al grande capitano della squadra. Salve, Felice Danna, capitano del Marcianise, fiero di aver alzato questa coppa. Grazie Felice per essere venuto stasera. Il tuo saluto a Radio Casertanova, al gruppo La Voce del Mercoledì. Questa coppa rappresenta l'orgoglio del settore giovanile casertano, che sia di buon auspicio sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Un invito da parte tua, Marcellisa, a seguire sempre Radio Casertanova e iscriversi numerosi al gruppo della Voce del Mercoledì. Sì, invito tutti davvero a prestare grande attenzione a questo programma perché, pur essendo solamente di mercoledì, è fatto davvero con grande passione da chi lo conduce e merita di essere seguito tutti. Quindi tutti a seguire Radio Casertanova il mercoledì. Il mio grazie a Paolo Rusciano. Paolo, grazie, abbiamo letto stampa, nonché amico del Marcianise. Paolo, grazie per questo speciale. Abbiamo animato anche stasera, il mercoledì, le foto, le video interviste, lo ricordiamo. Un po' di pazienza, ma sarà pubblicato tutto, che ricordo, ancora devono essere pubblicati i video e le foto della finale, ma tempo a tempo davvero pubblicheremo tutto. Paolo, grazie per questo speciale, un invito da parte tua a seguire Radio Casertanova e La Voce del Mercoledì. Mario, grazie a te che oltre a essere un amico sei un grande professionista, un saluto e quindi un ringraziamento va a tutti i lettori di Sabato Non Solo Sport e quindi a tutti gli ascoltatori di Radio Casertanova. Speriamo che questa radio porti bene, magari chissà, tra qualche mese riusciamo a portare anche un trofeo magari un po' più importante di quello regionale. E noi ce la auguriamo un grande in bocca al lupo. Grazie Crepi, a crepi. Paolo Rusciano. Un applauso al Marcellisi per questo spettacolo. Ve lo siete meritati, è l'orgoglio e siete l'orgoglio di tutta la testa. Grazie, grazie.